Voci sempre più insistenti parlano di un imminente addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Proprio così, la dama torinese, dopo ben 12 anni di permanenza nel dating show di Maria De Filippi, potrebbe dire addio al programma che l'ha resa celebre. Avrà trovato finalmente l'amore? Si chiederà qualcuno. Nulla di tutto ciò, anzi. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando in questi ultimi tempi, alla nostra Gemma sarebbe stato proposto di partecipare alla prossima edizione di MasterChef Celebrity, il programma in onda su Sky, dove i bipponi gareggiano uno contro l'altro, in campo culinario. Ebbene, secondo fonti bene informate, ci sarebbe già stato un contatto tra la Galgani e gli autori di MasterChef. La dama starebbe ancora valutando la proposta, ma pare sia propensa ad accettare. Quindi, se tutto venisse confermato, la 72enne passerebbe alla concorrenza, a partire da settembre 2022. Sì, perché la nuova edizione di MasterChef Celebrity partirebbe alla fine dell'estate, in concomitanza con l'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. È chiaro che la Galgani, qualora accettasse la proposta di Sky, non potrebbe partecipare a due programmi contemporaneamente. Per questo, pare più che probabile che la nostra Gemma abbandoni, seppur momentaneamente, la seggiola, in quel di Uomini e Donne. Di certo non sarà un abbandono definitivo. La rivedremo in studio a battibeccare con la nostra Tina Cipollari, non appena avrà concluso l'esperienza a MasterChef. Va precisato che queste sono solo indiscrezioni. Al momento nulla è confermato, anche se le fonti paiono più che attendibili. Per i fan di Uomini e Donne sarebbe proprio una novità non vedere per un bel po' di tempo la nostra Gemma in studio. Da ben 12 anni, la dama torinese è una delle protagoniste del programma e Maria De Filippi continua a puntare su di lei. Archiviata da anni la storia con Giorgio Manetti, la Galgani continua a cercare l'amore a Uomini e Donne. Almeno è quello che sostiene a lei. I suoi detrattori, invece, pensano che la dama torinese sia nel programma solo per la visibilità e la popolarità e che non sia intenzionata a cercare un compagno per la vita. Nelle ultime puntate ha fatto la conoscenza di nuovi cavalieri, ma non è sembrata affatto entusiasta della cosa, tanto da chiudere con loro in men che non si dica. Da segnalare la rivalità nata con la sua coetanea Nadia, per Massimiliano. Tra le due donne, in ogni puntata, ci sono battibecchi infuocati, ma questa volta la nostra Gemma pare aver trovato pane per i suoi denti, visto che Nadia di certo non si fa intimorire da lei. Anzi, dopo che Gemma ha ribadito il suo interesse per Massimiliano, Nadia non ci ha pensato due volte a consigliare a Gemma di rassegnarsi. Insomma, l'avventura di Gemma a Uomini e Donne è destinata a proseguire ancora per molto tempo. Forse per lei ci sarà una breve parentesi, legata alla partecipazione a MasterChef Celebrity. La vedreste bene alle prese con i fornelli? Lascerà davvero Uomini e Donne? A voi i commenti!